Buongiorno a tutti, sono Francesca Corradi della sala operativa Trading Edge Markets di Londra. Appuntamento della settimana con i nuovi mercati finanziari. Vediamo un'apertura negativa dei principali listini europei dopo comunque aver manifestato incertezze già dallo scorso venerdì. Infatti, in una comunicazione della Unione Europea al G20, la Commissione ha ammesso che il vecchio continente non ce la può fare ad affrontare la crisi con le proprie forze e quindi ha richiesto l'aiuto delle altre potenze mondiali. E ciò ovviamente ha incrementato ancora di più le preoccupazioni degli investitori. Il Fondo Monetario è comunque sempre in allerta, ha annunciato una revisione degli strumenti finanziari a disposizione per aiutare i paesi in crisi e affrontare quindi la situazione. Anche in Asia i mercati hanno chiuso la prima seduta di settimana negativamente, il Nikkei ha chiuso le contrattazioni a quota 8.988,39 in calo dello 0,69%. C'è inoltre grande attesa per il vertice del G20 a Cannes il 3 e il 4 novembre. Al momento le variazioni dei principali listini europei sono le seguenti: DAX meno 1,6%, FTSE 100 1,14% negativo, CAC 40 meno 1,64%, MIB 30 meno 2,46%. Dal punto di vista della nostra analisi tecnica sul contratto forward di dicembre offerto da EG Markets, la nostra preferenza è per posizioni corte sotto quota 16.520 con target a 15.975 prima e 15.500 successivamente. Scenario alternativo si avrebbe soltanto con la rottura di rialzo di 16.520 e che quindi aprirebbe un'ulteriore risalita verso quota 16.735 e 17.000 successivamente. Sul mercato valutario la debolezza dell'euro ad inizio di questa settimana per ovviamente le preoccupazioni sullo stato di salute dell'eurozona è controbilanciata da un lieve recupero della moneta unica sulle principali valute, dollaro in particolare, per l'accordo raggiunto ieri a Bruxelles sulle banche della zona euro. Al momento il cross quota 1,3999 dollari. Recupero dell'euro anche nei confronti dello yen e da un lato dopo che Cina e Giappone si sono dette pronte ad aiutare comunque i paesi dell'eurozona, dall'altro per l'intervento della banca centrale del Giappone avvenuto la scorsa notte per arginare la risalita dello yen. Al momento il cross euro-yen quota 109,25 mentre dollaro-yen si attesta a 78,03. Sul mercato delle commodity stabili le quotazioni del greggio dello spot gold, vediamo che il greggio WTI segna 91,43 dollari al barile, mentre lo spot gold su Londra quota 1.716 dollari l'oncia. I dati macroeconomici della settimana entrante sono i seguenti. Lunedì per oggi quindi segnaliamo alle 11 in Eurozona l'inflazione, sebbene sia solo una stima flash per il mese di ottobre e il tasso di disoccupazione nel mese di settembre. Nel pomeriggio alle 14.45 l'indice PMI Chicago del mese di ottobre negli Stati Uniti. Martedì segnaliamo alle 10.30 nel mercato inglese PIL terzo trimestre, sebbene sia solo una stima preliminare. Nel pomeriggio alle 15 un appuntamento negli Stati Uniti con l'indice ISM manifatturiero di ottobre e le spese per le costruzioni sempre del mese di settembre. Mercoledì alle ore 10 in Eurozona abbiamo il PMI manifatturiero di ottobre, alle 12.30 invece in America abbiamo il rapporto Challenger del mese di ottobre, alle 13.15 abbiamo gli occupati ADP del mese di ottobre e alle 15.30 le scorte settimanali di petrolio. Giovedì abbiamo negli Stati Uniti alle 13.30 le richieste settimanali dei sussidi alla disoccupazione e la produttività e costo del lavoro del terzo trimestre, mentre alle 15 abbiamo gli ordini industriali del mese di settembre e l'indice ISM dei servizi del mese di ottobre. Infine venerdì alle 10 abbiamo il PMI dei servizi di ottobre in Eurozona e alle 11 sempre in Eurozona i prezzi alla produzione del mese di settembre, mentre alle 13.30 abbiamo il tasso di disoccupazione di ottobre negli Stati Uniti. Grazie a tutti per l'attenzione.